Eder. Mech. Pallister. Sono giunte delle dichiarazioni rese dal capo ultra Andrea Beretta ai pubblici ministeri riguardo all'omicidio di Antonio Bellocco, legato alla 'Ndrangheta. Il caso dell'omicidio di Antonio Bellocco, un esponente della criminalità organizzata calabrese, ha portato a galla intricati legami tra il mondo del tifo organizzato e la 'Ndrangheta. Le dichiarazioni di Andrea Beretta, capo ultra della curva nord interista, hanno rivelato una trama di pressioni e accordi economici all'interno della tifoseria. Antonio Bellocco, 36 anni, era l'erede di una potente famiglia della 'Ndrangheta e fu brutalmente ucciso il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano. La sua inclusione nel direttivo della Curva Nord non avvenne per pura passione calcistica, ma a seguito delle pressioni esercitate dal suo clan. Desideroso di spartirsi i profitti generati dai lucrosi affari legati al tifo organizzato, Beretta, prima di essere arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e detenzione illegale di armi, ha raccontato agli inquirenti che lo scenario della Curva Nord era già da tempo influenzato dalla criminalità organizzata. In passato, questo ruolo era ricoperto da Vittorio Boiocchi, un altro capo ultra di spicco, assassinato nel 2022 e le cui uccisioni non sono state ancora risolte. Dopo la morte di Boiocchi, Bellocco si avvicinò alla curva senza minacce esplicite, ma con un approccio amichevole che gli permise di essere accolto nel direttivo, anche come forma di protezione. Nella sua testimonianza, Beretta ha spiegato che lui era responsabile della gestione del merchandising e della vendita dei biglietti per le partite dell'Inter. Attività che generavano considerevoli profitti, soprattutto grazie alle recenti stagioni di successo del club. Bellocco, tuttavia, si lamentava di ricevere solo una minima parte di questi guadagni, definendoli briciole. Questa insoddisfazione economica alimentò tensioni significative tra lui e Beretta. Gli attriti culminarono in una fatale discussione avvenuta all'interno di un'auto parcheggiata davanti a una palestra di Cernusco. Secondo la versione di Beretta, egli temeva per la sua vita, anche a causa di confidenze ricevute da altre persone, che lo avvertivano delle intenzioni ostili di Bellocco. Questo timore spinse Beretta a compiere il gesto estremo di accoltellare Bellocco, infliggendogli 11 coltellate mortali al cuore e alla gola. Beretta ha sostenuto di non essere mai stato coinvolto nel traffico di droga, uno dei principali business della 'Ndrangheta. Mentre la gestione dei parcheggi intorno allo stadio di San Siro era un affare di cui si occupava Boiocchi, nei suoi rapporti con Bellocco, Beretta si è detto anche deluso e tradito da amici di fiducia. Nel frattempo, la difesa di Beretta, rappresentata dall'avvocato Mirko Perlino, ha acquisito il video integrale delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'omicidio all'interno dell'auto di Bellocco. Questo materiale potrebbe essere cruciale per ricostruire gli eventi di quel giorno e comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla tragica morte di Bellocco. Questa vicenda sottolinea la pericolosa commistione tra il mondo del tifo organizzato e la criminalità organizzata, evidenziando come interessi economici possano sfociare in episodi di estrema violenza. L'ingresso di Antonio Bellocco nella curva nord dell'Inter, come esponente del clan di Rosarno, sembra essere stato accolto favorevolmente dai vertici del tifo nerazzurro. Tra questi sostenitori c'era anche Andrea Beretta, che è stato successivamente arrestato per l'omicidio di Bellocco, un ultra di 36 anni. Secondo quanto dichiarato da Beretta, attualmente detenuto in isolamento nel carcere di Opera a Milano, l'inclusione di Bellocco mirava a placare le presunte pressioni di alcune cosche interessate a entrare nel lucrativo business della curva, soprattutto dopo l'uccisione di Vittorio Boiocchi, storico leader della Curva Nord, avvenuta il 29 ottobre 2022. Inizialmente, la presenza di Bellocco all'interno del direttivo della curva era vista come una sorta di protezione. Tuttavia, col tempo, questa protezione si sarebbe trasformata in una vera e propria pretesa di controllo su diversi settori redditizi, dalla gestione dei biglietti ai parcheggi, fino al merchandising. Quest'ultimo settore, in particolare, aveva portato ingenti guadagni grazie alle recenti vittorie della squadra nerazzurra, e Beretta ne deteneva un quasi monopolio.
La crescente ambizione di Bellocco di ottenere una parte più consistente dei profitti derivanti da queste attività avrebbe alterato gli equilibri all'interno del gruppo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!